Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione della tua TV sul canale 216 del Digitale Terrestre. Io sono Germana Zappatore e questo è il tuo TG Puglia. Dopo circa un mese e mezzo in zona rossa, la Puglia torna arancione, quindi da lunedì 26 aprile rialzeranno la saracinesca le attività commerciali e riapriranno anche barbieri, parrucchieri e centri estetici. Per ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie invece resterà il divieto di consumazione all'interno, ma con possibilità di asporto e di domicilio. Visite a parenti e ad amici invece saranno consentite soltanto all'interno del proprio comune e questa è la novità, fino ad un massimo di 4 persone, più eventuali under 14 e disabili, mentre gli spostamenti verso gli altri comuni saranno consentiti soltanto per motivi di lavoro, salute e necessità. Resterà il coprifuoco dalle 22 alle 5 e da lunedì anche per la Puglia entra in vigore il Green Pass per gli spostamenti fuori dalla regione. Per quanto riguarda invece la scuola, una nuova ordinanza del governatore Emiliano ha dato ai genitori la facoltà di scegliere fra la didattica in presenza e la didattica digitale integrata fino alla fine dell'anno scolastico. Noi ce la facciamo, i vaccini stanno arrivando, i piani ci sono e la macchina organizzativa funziona. Non ha dubbi il capo dell'emergenza Covid, il generale Figliuolo, ieri in Puglia, insieme al capo della protezione civile Fabrizio Curcio. Sentiamo. È una Puglia promossa a pieni voti sia per come sta affrontando l'emergenza sanitaria che sul fronte delle vaccinazioni. Questo è in sintesi l'esito della visita di ieri a Bari del commissario per l'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, e del capo della protezione civile Fabrizio Curcio. È stato presentato un piano che è molto coerente con il piano nazionale, con obiettivi ben chiari e definiti, e di questo do atto alla Regione Puglia, all'assessore professor Lopalco. Gli obiettivi da raggiungere sono assolutamente in linea col piano nazionale. Ho visto un percorso ideale, magari l'abbiamo fatta a ritroso, quindi la produzione in house di dispositivi di protezione, che rimane una capacità strategica che va a integrare ovviamente quello che si può trovare sul mercato. L'ospedale della Fiera del Levante, che mi ha decisamente impressionato ed emozionato. Parliamo di 150 posti letto che possono essere scalabili dalla terapia ad alta intensità al subintensivo ad una terapia normale Covid. E poi si chiude questo ciclo ideale, ma anche pratico, con l'hub vaccinale della Fiera. 20 linee. Devo dire che raramente ho visto un centro vaccinale così ben organizzato. Il capo della protezione civile Curcio ha ringraziato pubblicamente la nostra regione. Grazie Puglia per la generosità con la quale la Puglia gestisce l'emergenza anche fuori. Ne discutevamo prima rispetto ad altri eventi. La Puglia è sempre pronta, colleghi albanesi, fuori, e ha avuto anche. Quindi credo che questo sistema di generosità la Puglia lo abbia nel suo DNA. E credo che sia opportuno anche segnalarlo, così come è generoso il suo volontariato di protezione civile. Io dico continuiamo così. Figliuolo e Curcio sono stati accolti nella prima mattinata di ieri nella sede del Consiglio regionale, quindi hanno visitato l'ospedale Covid realizzato negli spazi della Fiera del Levante, dove si trova anche un grande hub vaccinale. Infine hanno raggiunto la fabbrica regionale nella zona industriale di produzione di dispositivi di protezione individuale, mascherine, camici, tute, calzari, lo stabilimento pubblico unico attivo in Italia. Soddisfazione ha espresso il Presidente della Regione Emiliano. Il commissario ha potuto verificare nella riunione che abbiamo appena fatto tutta l'organizzazione di gestione del piano vaccinale, ha dato anche una guardata al funzionamento dell'hub della Fiera, ha visto l'ospedale della Fiera e sta seguendo ovviamente assieme alla protezione civile tutto quello che abbiamo fatto in questo anno e mezzo. Stiamo affrontando questa battaglia massimizzando e facendo tutto quello che siamo in condizione di fare. Siamo già a buon punto per candidare la Puglia per avere una fabbrica di vaccini qui a Zollino, la stiamo già sostenendo dal punto di vista economico,
stiamo già pensando come immaginare di portare a profitto tutta questa esperienza, perché la protezione civile si costruisce sull'esperienza, non c'è un manuale che descriva ogni cosa, e assieme io penso non solo che supereremo questa fase, ma che avremo la possibilità di diventare un punto di riferimento per tutte le grandi emergenze del Mediterraneo. Dovranno essere sottoposti nuovamente a giudizio dinanzi a un'altra sezione della Corte d'Appello di Bari 8 imputati del processo Bacchus, fra cui noti esponenti della criminalità locale foggiana. Dopo le dure condanne per usura emesse dal Tribunale di Foggia, la Corte d'Appello di Bari aveva assolto 6 imputati. Contro questa sentenza la Procura Generale di Bari aveva fatto ricorso in Cassazione e la Fondazione Antiusura Buon Samaritano di Foggia si era costituita parte civile. La Corte di Cassazione 2 giorni fa, accogliendo il ricorso di Procura Generale e Fondazione, ha annullato la sentenza della Corte d'Appello e quindi gli 8 dovranno essere sottoposti a nuovo giudizio. E arriva dalla quinta commissione consiliare della Regione Puglia una proposta per aiutare gli imprenditori che denunciano estorsori ed usurai. Per capire di cosa si tratta abbiamo intervistato il presidente della quinta commissione, Paolo Campo. Sentiamo. Si tratta di modificare proporre una modifica al codice dei contratti pubblici. Una modifica finalizzata ad estendere la possibilità di affidamenti diretti alle aziende di beni per la fornitura di beni o servizi presso la pubblica amministrazione. È chiaro che questo vale prevalentemente nel nostro contesto per le imprese edili, quando si tratta di gare sotto soglia, la soglia comunitaria e nazionale al di sopra della quale bisogna esperire procedure di gara più complesse, e quindi parliamo a seconda delle categorie di opere di alcune centinaia di migliaia di euro, che sembra poco ma è tanto. Perché? Perché si è giunti a questa determinazione? Ci si è resi conto che anche il condizionamento sulle attività imprenditoriali della criminalità nell'ultima fase ha mutato pelle. Siamo passati dalle grosse richieste estorsive o dal condizionamento, diciamo, in relazioni a interessi di una certa rilevanza, diciamo, la criminalità sembra essersi adeguata anche al ciclo e alla dinamica economica. L'impresa si è parcellizzata, è piccola, non può essere spremuta tanto, quindi il condizionamento arriva attraverso anche forme. La criminalità offre servizi, la guardiania, cioè goccia dopo goccia ti succhiano il sangue, e l'imprenditore, a volte anche per la modestia degli episodi e per la dimensione aziendale, non riesce a tirar fuori la testa da questo condizionamento. Si è pensato, e io credo che sia una via interessante da perseguire, di proporre questo patto, cioè che lo Stato dica: bene, se voi siete oggetto di taglieggiamento, di condizionamenti mafiosi, siete sotto lo scacco della criminalità, affidatevi allo Stato, perché lo Stato vi aiuta concretamente. Come vi aiuta? Vi aiuta addirittura fornendovi occasioni di lavoro. Capisce? Non c'è più la logica ti diamo giustizia, ti offriamo protezione, che va bene, ma ti aiutiamo concretamente a uscire dalla morsa, perché se tu non soggiaci, hai la forza, c'è il contesto, il coraggio, perché ci vuole coraggio, di non soggiacere alle richieste della criminalità, noi ti diamo appalti pubblici. Condizione chiaramente che si tratta di un'azienda che abbia certe caratteristiche, che sia inserita in un elenco tenuto dalla prefettura, poi appunto dicevo la norma ha una sua complessità, ma nella sostanza è questo. Credo che possa essere un'innovazione, ecco, che trascende il quadro normativo nazionale, e poi bisogna che sia recepita da una legge nazionale. Però se non ci si avvia, l'opera non si comincia mai. All'indomani dell'approvazione all'unanimità in quinta commissione consiliare della proposta di legge di Paolo Campo, l'assessore al welfare Rosa Barone rilancia la necessità di riattivare la commissione regionale di studio e d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia.
Nella scorsa legislatura, spiega la Barone, l'istituzione della Commissione ha portato risultati importanti, tra cui il testo unico sulla legalità e tante iniziative per la sensibilizzazione e la prevenzione, partendo dalle scuole. Istituire nuovamente la Commissione permetterebbe di dare vita a nuove iniziative per mantenere alta l'attenzione sul tema della criminalità. E sono in arrivo 50 milioni di euro per il completamento dei lavori di elettrificazione della dorsale ferroviaria salentina. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale ai trasporti e alla mobilità sostenibile, Anita Mauro Di Noia. I 50 milioni di euro previsti per completare l'elettrificazione sulla tratta Maglie-Otranto e Zollino-Gagliano vanno a sommarsi ai 130 milioni già stanziati nel 2015 per il collegamento della dorsale salentina alla rete nazionale attraverso le linee Bari-Taranto e Lecce-Brindisi-Taranto già elettrificate. A lavori ultimati saranno ridotti notevolmente sia i tempi di percorrenza sia le emissioni nocive nell'ambiente. Novità anche sulla linea Putignano-Bari, dove a partire dal 26 aprile entreranno in funzione i nuovi treni elettrici in sostituzione del servizio dei bus con 52 corse giornaliere. E infine, sempre in ambito ferroviario, dal 27 maggio i treni delle linee Italo arriveranno in Puglia con le fermate di Foggia, Barletta e Bari nelle tratte verso Roma e Torino. E a Taranto anche la Polizia Municipale punta all'innovazione. Sono in arrivo infatti i droni in divisa. Sentiamo Vittorio Di Capito. Si spera in un'estate di ripresa a Taranto. Iniziano ad arrivare le prenotazioni e l'amministrazione comunale spera di rivedere tanti turisti in città. Il corpo di polizia locale si attrezza per presidiare in modo sempre più efficace e garantire la sicurezza nei luoghi più frequentati dell'estate. L'ultima frontiera sono i due droni in divisa appena arruolati nel corpo. Si tratta di droni di ultima generazione, tra i più evoluti in dotazione ai corpi di polizia locale in Puglia. Serviranno a mantenere il controllo capillare del territorio, controllare il traffico, ma non solo. L'assessore alla mobilità e polizia locale Gianni Cataldino ci spiega le caratteristiche tecniche. Abbiamo fatto un'indagine di mercato, grazie a questa azienda siamo stati nelle condizioni di avere un drone con una serie di sensori, una capacità di leggere anche le immagini ad infrarossi e quindi la possibilità di analizzare il territorio sia in situazioni, io penso alle discariche abusive in termini di polizia ambientale, ma anche polizia edilizia, la polizia a non aria, le situazioni dei grandi eventi. D'altronde Taranto è una città che si proietta nel futuro, questi droni ci mettono nelle condizioni di controllare il territorio e quindi mettono nelle condizioni la polizia locale, che da sempre pian piano sta aumentando il numero di agenti e ne stiamo formando ora 14 per l'utilizzo dei droni, di avere un controllo sempre maggiore in un territorio così vasto come quello di Taranto. Un terzo drone con specifiche tecniche ancora più evolute arriverà a maggio. Tre progetti finanziati in parte dalla Regione Puglia coinvolgeranno il comune di Mesagne. I progetti prevedono la costruzione di tre rotatorie, una pista ciclabile e la riqualificazione dell'ex mattatoio con un investimento totale di 200.000 euro, cofinanziato per metà dal comune. I rondò saranno costruiti per la regolamentazione del traffico e per favorire il miglior sistema alla viabilità cittadina. E il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole al progetto da 120 milioni di euro per la riqualificazione del porto Alti Fondali di Manfredonia. In particolare, i lavori serviranno a risanare le opere in calcestruzzo armato e a migliorare il comportamento dell'infrastruttura in caso di terremoti. Un via libera molto incoraggiante per le strategie dell'intera Puglia, ha detto il vicepresidente della Regione e assessore alla programmazione unitaria e alle infrastrutture Raffaele Piemontese. E oggi abbiamo gettato le fondamenta perché il porto recuperi un ruolo forte nell'Adriatico.
Bene, è tutto per l'informazione di oggi, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo di seguire la nostra programmazione e che dopo il TG ci sarà 5 minuti con Nicola Muscatiello, direttore di endoscopia digestiva del Policlinico Riuniti di Foggia e poi la tua TV Motori.